Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Topland, ciao a tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV. E bene, dunque, siamo qui per parlare di un trionfo bianconero, un 3-0 con la Sampdoria. La vetta della classifica con un vantaggio che si allunga addirittura a più 6, visto il pareggio del Napoli a Milano. E insomma, diciamo che la classifica ci sta cominciando a sorridere in maniera importante, soprattutto visto che mancano sempre meno partite alla fine del campionato. Beh, la Juve credo che la partita l'abbia giocata bene. Il primo tempo la Sampdoria correva, cioè, correva tantissimo, per cui non era neanche semplice mettere in campo la grinta e la cattiveria, magari vista anche a Madrid. Calcoliamo che molti giocatori, cioè, la Lega ha fatto anche dei cambi di formazione. Insomma, calcoliamo un po' il tutto e vediamo che alla fine la Juventus ha comunque palle gol. Buffon non fa una parata, la Sampdoria non va mai vicina al gol, la Juventus fa un po' quello che voleva e mancava solo il gol che è arrivato al 44esimo sul cambio Pjanic da Gras Costa. A proposito, speriamo che Pjanic non sia nulla di grave. Da Gras Costa ha inventato il cross, l'assist per Mandzukic. È inarrestabile il brasiliano anche nel secondo tempo, dove trova prima l'assist per il primo gol di Benedikt Öves con la maglia della Juve alla sua seconda presenza. E poi fa una serpentina semplicemente strepitosa per l'assist a Sami Khedira per il 3-0, con cui poi alla fine si concluderà la partita. Che dire, è una Juventus straripante a tratti, è una Juventus che sicuramente ha assorbito la botta di Madrid, l'ingiustizia di Madrid, aggiungo, ma ha ancora voglia di fare e questo mi fa piacere. Voglio una Juve Caterpillar per chiudere la bocca a tutti quelli che hanno gioito in maniera esagerata per la nostra eliminazione, e sarebbe bello farlo vincendo i due trofei per le quali siamo in gioco, campionato e Coppa Italia. Non sarebbe male, sarebbe un double importantissimo, ma ovviamente pensiamo partita per partita. Per questo io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo video post Crotone Juventus. Ciao!